Buonasera, siamo qui da Aname Pizza d'Arzano, oggi lunedì 20 febbraio e questa sera inaugureremo un nuovo impasto. Da poco abbiamo ristrutturato il locale, quindi abbiamo una capienza di 80 posti, prima ne erano una quarantina, quindi l'abbiamo raddoppiato. Stasera presenteremo un nuovo impasto perché oggi la pizza sta cambiando, però tutti si concentrano su grandi farciture, prosciutti importanti, pomodori importanti, ma senza dare troppa importanza al tipo di farina. Quindi noi da oggi lanceremo il doppio impasto, quindi dalla nostra classica napoletana faremo un impasto tipo 1. Serviremo questa sera due tipi di pizza, ogni pizza servita col doppio impasto, quindi l'impasto nostro classico napoletano e l'impasto di tipo 1. La nostra farina, il nostro impasto è un impasto a lunga maturazione, si parla di almeno un minimo di 48 ore ad un massimo di 96 ore di maturazione. Serviremo una pizza con pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala e parmigiano 24 mesi, mentre la seconda pizza sarà fatta con due della Valle d'Aosta San Marcel, fior di latte di Agerola e il gorgonzolo a cucciaio del caseificio Carozzi. Ad ogni pizza abbineremo una birra da noi scelta. Che tipo di birra? Abbineremo le birre San Biagio, fatta un birrificio artigianale prodotto in Umbria, e le serviremo in due stili di birra diversi. Qual è la pizza di cui andate più orgogliosi? Beh, naturalmente parliamo sempre della la margherita con San Marzano e mozzarella di bufala, che è quello il cavallo di battaglia. Poi abbiamo tanti tipi di pizza, a partire dalla pizza con pistacchio, salsiccia di Reno Casertano, papaccella di Prusciano, salumi importanti come il cotto 60, che è stato definito il prosciutto cotto migliore d'Italia. Adesso alla nostra lista di salumi importanti abbiamo aggiunto anche il prosciutto crudo San Marcello nella Valle d'Aosta. Quali formaggi usate? Partiamo anche dal conciato romano, quindi facciamo una pizza con il conciato romano, che è anche un presidio slow food. Abbiamo tomine di capra, abbiamo taleggio, facciamo una pizza con taleggio DOP, sempre caseificio Carozzi, con polenta fritta e noci, che è anche una pizza molto buona, una bella alternativa alle solite pizze. E a parte la pizza, che altro accompagnate vicino? Noi facciamo prima di tutto tutta produzione nostra, quindi non abbiamo surgelatore, quindi qualsiasi cosa è prodotta quotidianamente, quindi sempre prodotti freschi, a partire delle patate fritte che serviamo a porzioni al tavolo, crocche di patate, quattro tipi di frittatina, di cui sono una classica con la besciamella, l'altra è fatta con una porchetta di aricia e funghi porcini, salsiccia, friarielli e provola di Agerola, e pasta patate e provola. E come dessert? I dessert proprio oggi abbiamo stretto con vanilla ice, quindi pinamoli tirno, e serviremo esclusivamente dolci di vanilla ice. La serata la chiameremo giochi d'impasto, e è stata fatta in collaborazione col maestro Salvatore Costa. Ho conosciuto Ciro durante un corso a Gambero Rosso. Ciro è un pizzaiolo nato con la tradizione e poi mi ha chiamato quest'estate dicendo che, siccome voleva ampliare i suoi locali, voleva anche un aiuto per quanto riguardava gli impasti. Io che sposo un'idea diversa dalla classica pizza napoletana, a me piace utilizzare farine di tipo 1, di tipo 2, lavorare sulle lunghe maturazioni, ho proposto questo tipo di progetto a Ciro, il quale è stato molto contento. Quello che faremo stasera trattasi di due tipologie di impasti: il classico impasto che fa Ciro utilizzando farine di tipo 0 e naturalmente l'impasto che io gli ho consigliato, che abbiamo fatto assieme naturalmente, dove verranno utilizzate farine di tipo 1 e di tipo 2. Quello che preme a me e a Ciro è far capire alle persone che dalla pizza napoletana si può avere tanto, non solo la scioglievolezza, la leggerezza, ma anche il gusto. E con l'utilizzo di farine di tipo 1 e di tipo 2 c'è la possibilità, ma sicuramente chi la mangia se ne accorgerà,
che il gusto ne viene, diciamo, esaltato. Noi faremo degli esperimenti, chiederemo alle persone stasera di mangiare la pizza e di cercare di partire dal cornicione, quindi memorizzare il gusto del cornicione di una pizza. Quella successiva, che è fatta con le farine diverse, avrà un gusto diverso. Le persone dovranno cercare di individuare quale delle due è stata fatta, quella tipo 0 o quella tipo 1. Questo è il senso del gioco di impasto che abbiamo pensato io e Ciro Savarese. Questa serata da Ciro Savarese ad Arzano, in occasione del lavoro a quattro mani con Salvatore Costa. Questa sera noi presentiamo un gelato di ricotta, cannella, variegato al pistacchio e al cremino di pistacchio. È un gelato preparato con ricotta siciliana e pistacchio di frutte e pistacchi gratinati. La cannella è una cannella che viene da Silon, quindi insomma un prodotto eccellente. Abbiamo pensato di presentare questo gelato in virtù del fatto che abbiamo voluto richiamare l'abbinamento con il gorgonzola, quindi ci sarà un gorgonzola al cucchiaio, e ci piaceva quindi concludere la serata con una nota dolce,